Buongiorno a tutti e buon sabato. Ci prendiamo il caffè, il nostro caffè. No, voglio che vuoi di caffè. Un caffè è una poesia. No, cioè o te lo prendi bene o no. Noi ce lo prendiamo una tazza un po' particolare questa tazza. Una prestazione in campo pessima, inguardabile. Non si può descrivere. Giocatori che andavano camminando nel campo, non fare nulla. Abbiamo creato poche azioni da gol sotto la loro porta. Ha fatto dei campi, ha fatto dell'impostazione del nostro mister pessime. Adesso non ci sono scusande. I giocatori si conoscono, il gruppo l'hanno fatto. L'allenatore fa sempre questi esperimenti nel campo o quando deve mettere delle sostituzioni in base al suo modo di ragionare, ma non ci sono scusate, abbiamo perso 2-1. Non va bene. Oggi ho visto che camminavano nel campo, non hanno creato nessuna palla gol avanti alla loro porta, non ho visto correre nessuno, non ho visto fare un'azione da gol per i nostri attaccanti, non ho visto una difesa, un centrocampo o delle mezze punte per creare modo di mettere l'avversario in difficoltà. Non ho visto nulla di questo. Ho visto 8 giocatori che camminavano nel campo e in altre 2 o 3 che si sono sudati la maglia. Ci sono giocatori che non bisogna neanche definire giocatori. Per niente proprio, ho visto che è meglio che cambiano mestiere, cambiano lavoro proprio. Cioè non possono fare i calciatori, sinceramente. Abbiamo perso 2-1. Ho visto che avanti alla porta ci siamo mangiati almeno 5 occasioni da gol, potevamo portare a termine, mangiati proprio. Invece l'avversario ha avuto 2 o 3 occasioni da gol, oltre i 2 che ha fatto, di cui in entrambi hanno avuto delle occasioni che potevano portare a termine i risultati e i gol da mettere in evidenza, però sinceramente noi abbiamo buttato 3 punti nella spazzatura. È una poesia, e quando tu dici una poesia, è una poesia. Il caffè lo devi prendere bene, dopo tutto questo veleno stamattina ci alziamo e ci prendiamo il caffè bene perché ci dobbiamo rilassare. Il veleno ce lo siamo presi ieri. Mo' ci rilassiamo. Po' caffè nella tazza tu fuoci, quindi tu nella caffettiera del fuoci. Le tazze ce l'ho un po'. L'hanno messo un po' particolare, una parte che non li posso prendere, se no mettevo la tazza tu fuoci. Però questa non è male, questa tazza. Questa è nera, nera. Oggi sì che è nera. Perché non ci sono, scusate, io non vedo più nulla. C'è azione da gol, io non ne vedo più. Cioè, ogni volta sembra la stessa storia. Ho visto sui social, ho girato un po' sui social, ho visto i pensieri, insomma, anche dei tifosi dell'avversario che salutano con rispetto alla nostra tifoseria del Foggia, di cui questo ci fa anche onore, perché vuol dire che hanno rispetto della nostra tifoseria, di cui anche tanto di cappello. Vedere che vanno sotto la curva dei tifosi e cioè non ci andate neanche, andate direttamente nei spogliatoi perché sinceramente non meritate nulla. Ma non ci sono, scusate, il tempo è passato, ormai dovevamo vedere una squadra che doveva andare a lottare, fare 3 punti, 3 punti. Niente, niente di tutto questo, blackout. Non va bene. Di cui questo presidente non vuole fare nulla, questo vuole questa squadra qua che non lotta per la Serie B. Non va oltre, può vendere giocatori e guadagnare soldi. Forse voi non l'avete capito. Questo ci metterà sempre in queste condizioni. Anzi, questo farà anche in modo di andare in Serie D, così con la promozione in Serie C e può guadagnare soldi, creare giocatori, capito? Questo è il tuo giochino. Fa venire le persone allo stadio, invece lo stadio era vuoto, ma non ci andate più. Ma anche voi tifosi del Foggia che seguite la squadra, ma non ci siete più.
ma non per il nostro coach o per la madre, ma questo non merita proprio niente, non ci andate più allo stadio. Questo se ne deve andare. Ma abbiamo un sindaco a Foggia, anzi una sindaca, Movimento 5 Stelle, dà mano tutta al sindaco, alla sindaca, dà tutto in mano al comune, al sindaco, e gestisce lì il Foggia. Questo se ne deve andare, deve lasciare il Foggia, se ne deve andare, basta. Siamo stufi di questa persona qua. Qua ci sono persone competenti che gestiscono e creano un gruppo del Foggia per valutare, mettere in luce e far capire cos'è il Foggia. Questo se ne deve andare, questo presidente. Questa è la rovina del Foggia. Questo c'ha due facce. No, è che lo devo fare. È una poesia. È una poesia. Comunque. Mi dispiace molto, oggi una partita pessima, soprattutto di punto di vista. Pensavo all'inizio, insomma, si era messo un po' bene e poi dopo ci siamo persi. Anzi, si sono persi, che è diverso. E noi ci siamo persi dietro a loro perché non capivamo più. Cioè, ma su, ma questo è un Foggia. Ma che veramente? Che delusione. Delusione. Adesso non ci sono scusanti, mo se ne hanno di tutto quanto, basta. Il perdono è stato già dato, basta mo, basta. Hanno fatto schifo su tutti i punti di vista. Due sono stati quelli che hanno cercato di fare qualcosa, Salines e Tonini. Basta. L'altro, Peralta, l'altro si è un po' di mese a farsi una gamba tutto. Sinceramente, l'altro va bene. Cioè, non possono, non, cioè, è meglio di non fare. Cioè, è meglio che ci dice, oh, tu cambi mestiere, cambia mestiere, senti, ascolta a me, cambia mestiere che è meglio. Il caffè, quello buono, ce lo siamo presi nella caffettiera del rosso e nero da Foggia. Era ottimo, caffè ottimo. Ci siamo un po' rilassati, addolciti, dopo il nervosismo. Vediamo alla prossima. Ragazzi, buon sabato a tutti, sempre forza Foggia. Per me fino alla morte, perché la morte mia la tengo qua, sempre. Iscrivetevi al canale. Facciamo in modo di alzare gli iscritti, di arrivare a 1000 iscritti. Fate vedere i vostri amici, nella famiglia, amici di amici. Fatelo iscrivere al canale, è gratis, non pagate nulla. La scritta rossa, scrivete, attivate la campanella, non vi costa nulla a voi nulla, a me. Vedo gli iscritti di cui è qualche cosa di meglio, vuol dire che vi fa piacere sentire anche la mia opinione da Nufessa. Buona giornata a tutti, sempre forza Foggia, per me finiamo. Ciao ciao.